Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie Crossroads. Oggi siamo dagli Hackings ed è una giornata molto speciale per il nostro brand. Alla fine dell'ultima puntata che abbiamo dedicato agli hacking, vi avevo chiesto esplicitamente se avreste preferito che Brent lasciasse il lavoro e vivesse quindi solo della vendita dei suoi dipinti, della fama che poi ne avrebbe guadagnato, o se avrebbe dovuto continuare in quella carriera che comunque lo stressava molto perché non era libero di esprimere i concetti, le ispirazioni e i sentimenti che provava, ma ciò che il loro datore di lavoro, quindi il loro superiore, gli chiedeva di dipingere, quindi dipingeva su commissione. E per lui, che è un artista tutto tondo, si sentiva molto limitato e infatti tornava a casa che era sempre continuamente teso, ve lo ricorderete. Da qui il sondaggio sia su Twitter che su Instagram e al 100% in entrambi i casi avete risposto che avrebbe dovuto lasciare il lavoro e vivere appunto solo dei quadri che avrebbe dipinto. Inutile dirvi che io sono totalmente d'accordo con voi e quindi è il momento di prendere questa decisione. Facciamo questa chiamata e lasciamo il lavoro. Sarà una grande perdita per la società per cui lavorava, ma per lui era molto, ma molto più giusto così. Lui non può più andare avanti, ha bisogno di esprimersi per come vuole. Oh, ora ti senti meglio, eh? E quindi eccoci qui a dedicarci allo yoga, finalmente, senza stare a pensare all'orario, a tutta una serie di responsabilità che è giusto avere, ma non per qualcosa che ci pesa, per cui ci si sente solo estremamente costretti. Lui comunque lavorerà. Dipingerà, ma venderà, ma farà solo quello che lui si sente di fare, che ci chiama. Presto saranno qui, forse dovreste pensarci 2 volte prima di aprire la porta. Allora, il nostro Brent, che è una persona un po' ansiosa, un po' che si preoccupa facilmente delle cose, dice: un momento, chi parla? Fosse stato Brandt avrebbe già riattaccato perché è molto più veloce su queste cose, intuisce prima. Ah, sei vittima di uno scherzo, chi sei? Una celebrità del cavolo, sì, ecco. Infatti, subito uno scherzo. Non ci sono parole, Brandt è stato beffato da un immaturo autore di scherzi telefonici, che nervi, ma prendile a ridere, dai. Neanche Mr. Prank. E il nostro Brandt è tornato dal lavoro e sta andando a salutare la sua Rosy. E poi se lo porterà un po' a passeggio. Oh. E adesso andiamocene a fare un po' di giochi. Quanto siete carini! Vieni qui, piccolina mia, fatti dare un bacino. Oh, sono troppo teneri. Rosy e Brandt sono una coppia che scoppia proprio. Dai, sì, non ti addormentare, che devi fare meditazione. Ah, niente, facciamo così, vai a salutare pure Rosetta, che nel frattempo si è ingelosita, che dice: Branta, quella è la coccola, ma è niente, neanche ciao mi ha detto. C'è ragione, cioè non è che Rosetta è da meno. Rosetta è la mia preferita, il cane più divertente al mondo. Vieni, fatti leccare il viso. Lo so, amore, lo so. Non riusciamo a trovare un maschietto che ti si fidi solo perché sei strapica. Oh, vieni, vieni, piccolina mia, vieni. Quanto sei bello, quanto siete belli. Vedi, questa è un'altra coppia che è riuscita benissimo. Però, ovviamente, tu, mio caro, cioè, stai in autunno, non puoi uscire con i pantaloncini, mamma mia. Vabbè, sì, è vero che anche nella realtà ci sono quelle persone molto, molto brave che escono anche d'inverno con i pantaloncini, la magliettina e a fare giochi. Io non sono tra loro, ovviamente. Allora, tu ti ascolti la tua stazione preferita, che è la hip hop, e tu ora puoi per davvero
per davvero meditare. Vai. Lo so che è freddo. Ora ti vai a fare un bel bagnetto caldo. Però hai bisogno di calmarti, guarda, vedi? Si sta abbassando il livello di ira che hai provato. Quando mai tu ti arrabbi? Che sei persona. No, non sei sempre calmo, diciamo, cioè, a volte hai i tuoi scleri. Ma voi ragazzi, guardate quanto è bello. Poi con questi girasoli che abbiamo aggiunto, è perfetto. Queste pietre, anche se d'autunno non rendono molto queste piantine. Con questa musica qui, con questa fontanina che ho messo appositamente perché dà un effetto migliore per uno che vuole fare meditazione, no? E Rosy che si è addormentato vicino a lui, è proprio un cane stupendo. Ed eccoci qui, ragazzi, ci stai riuscendo? È per l'ennesima volta cadi, dai, dai, porta pazienza. Allora, ragazzi, vorrei farvi notare. Oh mio Dio, cioè, non penso che questo sia un mio errore, me ne sarei accorta. Come? Se n'è venuto vestito il nostro Carmelo. Anastasia con i vestiti per stare in casa, ma non fa niente, quello non è colpa del gioco, sono io che metto sempre delle tenute più casalinghe. Ma tu, Carmelo, cioè, dove ti presenti? Non è mica. Porta pazienza. Facciamo finta di niente, tutto normale, tutto sotto controllo. Andiamo a berci questo tè per entrare a far parte dei burloni. C'è Brent che sta morendo di fame e vediamo di goderci questa serata in città. Perché oggi è il festival disastri e distrarsi. Oh my god, guys, guardate, guardate chi c'è. Victor. Oh, spero che Justin non t'abbia visto. Oh my. Ma cioè, cosa gli si può dire a Victor? Ma quanto è bello, non gli puoi dire niente. Più finta di niente, anche perché sicuramente se vi acciuffate tutti e due, perdi, Justin, lascia perdere, lui è ancora lì là. Ragazzi, dobbiamo assolutamente fare la conoscenza di Penny Pizzas. Quanto è bella, e tu anche se ti vesti casualmente, il gioco ti fa sempre vestire bene a partire di scarpe, secondo me. Sembra che indossi un vestito, anche se così non è. Ma ciao, finalmente le luci, potevate accenderle anche prima. Fai del sarcasmo sul voodoo. E poi sì, tu parla anche con Carmelo. Mimo della salsiccia impossibile. Parliamo anche con Justin, sempre serioso, mamma mia. No, fai finta che non c'è il nostro Victor. Fatemi una ragione, è successo, il passato è passato, stop. Vorrei farvi notare che anche Babbo Inverno, grazie, ah no, era Penny, anche Babbo Inverno è venuto al Festival Disastri Distrarsi. Guardate, Supriya come finge di rimanere tranquilla anche se anche lei ha adocchiato Victor. Brent ha provato inutilmente a contrattare, però dobbiamo assolutamente comprare la sfera di cristallo perché sapete che lui li adora. Allora, Pietro con neve, il grattacielo cittadino, yep, e compriamoci anche la maglietta del festival. No, compriamola, indossala, dai. Ah, ecco, starai congelando, non fa niente. Siamo a casa, Brant sta andando a dormire perché è distrutto e Brant si sta godendo un bel bagno caldo con tanta tanta schiuma e poi andrà a letto anche lui. Ma buongiorno! Brent si sveglia sempre alle 5, anche quando era disastrato come ieri, che aveva sonnissimo. E quindi ora si è lavato i denti, porterà giù i rifiuti dell'aspirapolvere e si allenerà. Sapete che lui è fissato con l'allenamento. Oggi, tra l'altro, ragazzi, si gela, fa veramente freddo. È vero che stiamo andando incontro all'inverno. Però a questo punto penso che allungherò l'autunno perché è durato troppo poco. E con tipo 3 gradi siamo fuori in mutande, andiamo a salutare il nostro Rosetto. Che c'è, piccolina? Lo so che ieri ti ho ignorato, non lo faccio più, perdonami. Sei pronto per la tua sessione di allenamento? Perché sei triste? Perché sei triste? Lo so, allora ti porto velocemente a fare una passeggiatina, perché se aspettiamo che si svegli Brent, mamma mia, com'è comodo. Ah, hai fatto tutto qui. Male, male. Finalmente Brent si è alzato. Ora si veste, fa il bucato e poi andiamo giù. Tra l'altro oggi la giornata è lì. Oddio, è bucato in bagnato. Ma diceva caldo e asciutto.
Deve aggiornare la lavatrice, Brandt. Si metterà a stress proprio, glielo deve far fare. Stiamo facendo colazione con i biscotti a cuore di torta preparati da Brandt, che è veramente triste per il bucato bagnato. Amore, ma come sei delicato. E infatti Brandt sta discutendo dell'umore triste con lui, con la speranza che si riprenda. Amore, dai, si asciugheranno prima o poi. E nonostante oggi sia la giornata libera di Brandt, comunque andremo in palestra ad allenare dei nostri amici, ma poi lui andrà a seguire un corso proprio sull'abilità fisica, perché vuole raggiungere, perché lui pensa di meritarselo, il vertice della propria carriera, perché ci lavora veramente da tantissimo tempo ormai, e però se ne va davvero tanto tempo per riuscire a raggiungere il massimo della carriera. Poi, ovviamente, come vedete, cerco di non focalizzarmi solo sul lavoro, ma anche agli hobby e ad altri piaceri, altrimenti questo gioco diventa molto monotono. Ed eccoci alla palestra in cui lavora Brandt, a Dorsey Springs. Abbiamo trovato un temporale tremendo. Aiutiamo i nostri compagni ad allenarsi oggi. Specialmente tu, mio caro Justin, quanto ne hai bisogno? Tu ti alleni dopo, Brandt. Le lezioni. Justin si è rifiutato di allenarsi, pare che oggi non sia dell'umore, ha preso e se n'è andato da piena. Quindi stiamo dando lezioni a Carmelo. Da notare che noi Anastasia non avevamo invitata, ma lei è sempre qui ad allenarsi. Brava, brava. E Carmelo, autonomamente, dopo che ha finito la corsa sul tapis roulant, sta mettendo a sollevare anche i pesi. Wow. Intanto, ragazzi, noi ci stiamo allenando nell'arrampicata perché poi dovremo fare qualche sfida e poi andremo al corso. Vai, Brandt, vai! Allora, ragazzi, Brandt sta andando al corso di aggiornamento sull'abilità fisica. Niente, qui un accoppiamento non è minimamente possibile se mi trovo triste e tu non hai pace. Allora, noi intanto abbiamo fatto questo dipinto che abbiamo chiamato schizzo improvviso e lo vendiamo perché abbiamo bisogno di dinero, in quanto le bollette arrivano tra i 5 e 7 mila simoleon e noi siamo poveri. Come la morte. Vieni a curare qui la tua bellissima serra e poi fertilizziamo i crochi. Brandt è tornato ed è felice per aver seguito la lezione perché dice è sempre rigenerante imparare qualcosa che non si sapeva. Bene. Allora, Brandt sta preparando la cena, mentre Brandt si dedicherà a rastrellare le foglie in giardino perché ce ne sono veramente tantissime. Allora, ragazzi, abbiamo trovato questo randagio. Stiamo facendo delle interazioni amichevoli tra Rosetta e Bibi, credo si chiami, e vedremo se andrà a buon fine questa speranza di far accoppiare Rosetta. Siete carinissimi, bellissimi. Si stanno accoppiando senza che io gliel'abbia chiesto. Ah, finalmente! Tra l'altro, con due cani della stessa razza sono strafelice. Allora dobbiamo assolutamente festeggiare. E allora festeggiamo insieme la grande notizia. Yeah! E allora, ragazzi, adesso loro vanno a cena perché Brandt ha preparato i saltimbocca di pollo. E ci aggiorniamo per i saluti, aspettiamo domani per vedere se Brandt ha ricevuto la promozione e se Rosetta è incinta. A dopo. È la prima notizia arrivata. Rosetta aspetta dei cagnolini. Yeah! Allora, ragazzi, Brandt è appena tornato dal lavoro, non ha ricevuto la promozione, però ha realizzato la sua aspirazione perché si è allenato e ha raggiunto il livello 10 di abilità fisica, ha guadagnato quindi il tratto longevo, quindi vivrà più a lungo. Io con queste notizie molto molto dolci vi saluto, spero che la puntata vi sia piaciuta, se è così lasciate un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!